Albindi, il Pite Acuta le prese con il secondo derby stagione a distanza di 7 giorni. I rossoblù devono rinunciare all'Ouatti, Tomassini e Vukai affidando l'attacco al capitano Fratti. Nicolini opta per Michilli in posizione avanzata ad accompagnare l'ex di turno Bruma. Arbitra la gara il signor Rossi della sezione di Forlico, adiuvato da Muratori e Zampaglione della sezione di Cesena. I rossoblù di Fregnani creano la prima palla da rete direttamente a calcio piazzato e il tiro di Evaristi è bloccato in due tempi da Delai. La replica di Verrucchio direttamente dall'angolo, traversione di Passini per l'incornata di Bruma. Lasagni, questo caso, vede il pallone accomodarsi sul fondo tirando un sospiro di sollievo. Dall'altra parte Fratti sotto misura fa gridare al gol il pubblico di casa, ma Rossi di Forlì fischia una posizione di offside del centravanti. Dall'altra parte Genghini a calciare direttamente tra i guantoni di Lasagni. Due minuti più tardi l'ex di turno Bruma scavalca Lasagni, ma il tempestivo intervento della retroguardia di casa evita un gol fatto. Dal conseguente angolo Passini dialoga con Bento, il numero 11 arriva alla conclusione con Lasagni chiamato all'attenzione sul proprio palo. Il Verrucchio gioca bene e si rende nuovamente pericoloso a questo calcio piazzato battuto da Michilli, Lasagni blocca in due tempi. Da calcio piazzato sul versante opposto si prova anche Evaristi, ma la sfera termina a lato. La partita è bella vincente, azioni da una parte e dall'altra, questa volta a chiamare al tuffo Lasagni, numero 8 rosanero Ribezzi. Imprecise invece risulta un giro di lancette dopo la conclusione a giro di Michilli. Rosanero che insistono, Bento calcia però in bocca a Lasagni in questo caso. L'ultima occasione del primo tempo è questa punizione telecomandata di Bruma in favore di Lasagni. Squadra a riposo sullo 0-0. Ad inizio riprese Petracuta l'occasionissima per sbloccarla, ma Ferrani la posizione favorevole calcia incredibilmente al lato. Meno efficace la percussione di Evaristi poco dopo, con Delai che controlla la sfera a depositarsi sul fondo. Ferraro ed Evaristi dialogano mandando in porta Faeti. Delai risponde presente evitando il gol ai rossoblù. Si rivede anche Verrucchio, questa percussione di Ricci conclusasi al lato. Al 77esimo il Petracuta passa, Francesco Fabbri scodella sulla testa di Massini che è bravo nell'anticipo sull'uscita di Delai infilando la porta ospite. Sarà questo il gol che vale pallone, gioco ed incontro. L'1-0 rossoblu pesa come un macigno e poi capiremo il perché. Quello che succede dopo è pura sofferenza per la nuova capolista del girone. Bento va vicinissimo al pari, Lasagna in tuffo evita il pari. Ancora Bento protagonista a pescare sull'altro versante Michilli, cui tiro viene respinto ancora una volta da Lasagni. Da rimessa laterale battuta da Colonna toccano la sfera Baschetti, Muccioli ed infine Bruma, ma Lasagni tiene inviolata la propria porta. Da calcio piazzato l'incornata di Grossi si alza sopra il legno superiore della porta difesa da Lasagni. Il difensore si ripete con un'altra incornata sulla quale Lasagni strepitoso nella deviazione in corner. In contropiede si rivede solo nel finale il Petracuta. Bucci a porta sguarnita tenta il gollonzo, ma la sfera si accomoda sul fondo. Termina qui una gara bellissima col Petracuta che diviene la nuova capolista assoluta del torneo approfittando del mezzo passo falso del Gambettola. Per il Verrucchio rimane il rammarico di non aver portato via punti dal Bindi, ma la squadra è seta gli applausi del pubblico. Dopo una signora prestazione alla squadra di Nicolini è mancato solo i gol.